E allora siamo in un gazebo molto particolare, sono con Tony Frittitta e questo gazebo è montato dentro la Fiera di Natale. Tony, segretario provinciale del CIRE, ti sei portato la militanza e la passione politica al lavoro? Ci mancherebbe che non me la portassi. E allora, cosa succede? Tanta gente. Sì, tanta gente. Vedo che molta gente ancora oggi crede in questa iniziativa del PDL per quanto riguarda diciamo un po' tutte le leggi, un po' tutte le, come dire, gli impegni che sono stati mantenuti. Abbiamo avuto una buonissima affluenza, molti hanno votato, devo dire che molti non hanno votato i candidati che sono stati prescelti dalla lista, ma ognuno ha votato il suo. Niente, che dire. Com'è la partecipazione quindi delle persone? Molto attiva. Militanti, persone, ritorni, tu che sei in Forza Italia nel 94, hai sempre fatto, sei stato nel Motore Azzurro, insomma sei un attivista. Il passaggio da Forza Italia al PDL, nella militanza, pensi che ci perde qualcosa? Siamo di più, siamo di meno, ci sono lamentele, cosa riscopri tu dalla tua posizione di democrazia partecipata, cioè il contatto fisico con le persone? Oddio, devo dire che dobbiamo ammetterlo, finché c'è il presidente Berlusconi la gente ci segue sempre con entusiasmo ed è assurdo negarlo, finché c'è lui diciamo che non perdiamo quel numero di votanti che ci hanno dato il successo. Però devo non rimproverare, ma vorrei che ci fosse una maggiore unione dei nostri assessori, i nostri deputati, i nostri consiglieri, il sindaco. Insomma, tutte queste varie correnti bisognerebbe eliminarli. Io non faccio più parte di nessuna corrente da un bel po', appartengo adesso a PDL e spero tanto che molti facciano la stessa cosa. Caro Tony, le correnti sono un luogo, portano il raffreddore e l'influenza. Noi siamo in una grande famiglia, sotto un grande tetto, il tetto della libertà, e le correnti non entrano. Infatti, va bene, per noi le correnti non esistono. Dallo strategico gazebo piazzato alla Fiera del Natale dal nostro campione Tony Frittitta, Beppe Vicari, per www.ilpopoellalibertapalermo.it.